Video tutorial per RetroPie Raspberry. In questo video vediamo come provare a sistemare tutte quelle sgradevoli situazioni in cui lo schermo risulta troppo grande, troppo piccolo, non centrato. Non vedremo tutto quello che si può fare in questo video perché ci sono diverse cose che si possono fare. Cominciamo a vederne alcune, poi magari realizzo un altro video. E adesso ho ricreato una situazione in cui lo schermo, guardate, esce un po'. Vedete, menu, manca la E, manca un pezzo. E anche non solo sotto, anche guardate, entro qua, vedete, blu, qua esce un po', qua la F, vedete, manca un pezzettino. Quindi ricapitoliamo, adesso vediamo alcuni metodi che potrebbero sistemare queste sgradevoli situazioni. Situazioni in cui lo schermo o non è completamente centrato, o è troppo grande, o è troppo piccolo. Allora, la prima cosa che possiamo tentare di fare è agire sulle opzioni della nostra televisione o del nostro monitor. Se con quello non sistemiamo, dobbiamo distinguere due casi. Quando lo schermo non va bene nei menu, oppure nei menu e anche nei giochi, che è una situazione. Oppure quando lo schermo nei menu va bene, ma quando cominciamo a giocare, no. Quindi la situazione in cui soltanto nei giochi lo schermo non è centrato, è troppo piccolo, è troppo grande. Adesso cominciamo con la prima situazione, cioè la prima situazione è quella in cui i menu e anche i giochi, oppure soltanto i menu, sono fuori centro. Allora, possiamo cominciare andando in Raspi Config. Una cosa che consigliano quasi tutte le guide che io ho consultato è quella di andare a modificare dentro qua in Display Option, l'overscan, vedete c'è scritto, vediamo se riesco, ecco, ho messo fuoco, c'è scritto underscan, però se noi entriamo c'è scritto would you like to enable compensation for display with overscan. Allora, consigliano tutti di abilitare l'overscan, quindi io per correttezza vi dico, guardate, provate ad abilitarlo. Io invece col mio Raspberry, con il mio monitor, ho ottenuto risultati migliori disabilitandolo, quindi lo disabilitiamo. Quando usciamo ci chiede di riavviare. Adesso, nonostante noi disabilitiamo l'overscan, lo schermo rimarrà come prima. Perché voglio farvi vedere una cosa. Quindi, ricapitolando, la maggior parte delle guide che ho consultato consigliano come prima cosa di abilitare l'overscan. Io sarò strano, il mio Raspberry sarà fuso, però ripeto, io ho ottenuto risultati migliori disabilitando l'overscan. E questa è una prima cosa, quindi operazione 1, provare con le modifiche della televisione, no? Andando, agendo, vediamo se si vede. Qua c'è menu, vedete sul telecomando, si va in menu e si prova a modificare alcune cose. Seconda cosa, andare ad abilitare l'overscan o, se siete messi male come me, a disabilitarlo. Però vedete, al momento non è cambiato nulla. Quindi andiamo ancora in Raspi Config. Andiamo sempre in Display Option e andiamo a modificare la risoluzione. Allora, vedete adesso c'è questa, la prima in alto. Il mio è un televisore 16 noni, però per qualche strano motivo, a me sconosciuto, se metto una risoluzione apposta per 16 noni, vedete che c'è
la risoluzione 60 o 50 Hz e poi il rapporto 16 noni. Con la mia televisione, che è piuttosto stramba, devo mettere un 16 decimi. Se non ci credete, guardate, gli dico ok, poi quando usciamo, anche in questo caso, ci chiede se vogliamo riavviare e gli diciamo di sì. E adesso vedrete che magicamente ho scelto una risoluzione per 16 decimi e magicamente la mia immagine risulterà della grandezza giusta e perfettamente centrata. Aspettiamo che parta. Guardate, entriamo qua e anche a sinistra c'è tutto. Per sicurezza facciamo anche partire un gioco, andiamo su Mega Drive, facciamo partire Golden Axe, tanto per vedere che è centrato e si vede bene. Vede la grandezza giusta, eccetera, eccetera. Vediamo. Vedete? Perfetto, praticamente perfetto. Adesso ci occupiamo dell'ipotesi che siano soltanto i giochi a non essere centrati. Allora, andiamo in RetroArch, vediamo se riesco a metterlo a fuoco. Sì, ce l'ho fatta. Andiamo in RetroArch. Scegliamo Setting. E poi video. Andiamo su questo, scaling. E qui abbiamo, intanto c'è, possiamo vedete, custom, XY, width, 8. Perdonate il mio inglese. Comunque qua possiamo proprio andare a modificare tutte le varie posizioni, sopra, sotto, destra e sinistra. E qui dovete provare piano piano, modificando un po' per cercare di metterlo in centro. E poi c'è aspect ratio, adesso c'è core provided, però vedete, io adesso ho premuto un tasto e guardate quante opzioni ci sono. Anche qui, quando c'è qualcosa che non va, c'è anche custom. C'è anche config. Signori, non ho una cosa da dirvi, cioè nel senso, dovete fare così, ok? Guardate qua, premendo questo, soltanto questo, cosa succede, vedete? Più grande, più piccolo. Anche perché se io vi dico, dovete mettere queste impostazioni, però queste impostazioni magari vanno bene per me, ma poi non vanno bene per voi, quindi dovete provare. Io vi ho mostrato dove dovete agire e dopo dovete provare. Fra l'altro, guardate, una volta che voi siete posizionati su aspect ratio, se voi premete a destra o a sinistra sul controller, vedete, potete vedere immediatamente il risultato. Alcuni giochi, per esempio gli sparatutto a scorrimento verticale arcade, quelli lì a volte bisogna venire qua e modificare qui, perché hanno un'impostazione verticale, quei giochi lì. Ecco, quindi magari a volte bisogna mettere una cosa così, perché altrimenti vengono tagliati sopra e sotto.
e basta. Mi sento soddisfatto del mio video tutorial, spero di esservi stato utile. Un like, un'iscrizione al mio canale sono molto graditi. Ci vediamo al prossimo video tutorial.